TGS, l'informazione di Studio 90 Italia. Buonasera, altro appuntamento con l'informazione locale. Pesante il bilancio dell'incidente autonomo avvenuto stamani a Pallagonia. Un'automobile, per causa ancora da accertare, si è ribaltata accartocciandosi sul lato della carreggiata lungo la SP74 nei pressi appunto del bivio Canalotto. Il conducente, un giovane di 29 anni, è stato estratto vivo e portato con l'elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è arrivato con un politrauma e fratture vertebrali, ma non pare sia in pericolo di vita, mentre la moglie, di appena 22 anni, seduta sul sedile del passeggero, è deceduta sul colpo. E maxi sequestro a Enna di beni e denari per oltre 443.000 euro. Tre gli indagati, tutti catanesi, dell'inchiesta della Guardia di Finanza e della Polizia. Sono l'amministratore della società affidataria del servizio di gestione integrata del CUP call center, riscossione ticket dell'ASP di Enna, e due giovani di 33 e 31 anni, gestori di fatto della stessa società. I tre sono indagati in concorso tra loro per peculato aggravato continuato commesso nel corso del 2016, quando in qualità di incaricati di pubblico servizio della società affidataria del servizio dal 2012 al 2017 si sarebbero appropriati di 685.000 euro. Le indagini, che sono state avviate subito dopo, però ha poi verificato un ammanco complessivo di 443.000 euro. La società svolgeva attività di front office nei presidi ospedalieri per ricevere le prenotazioni delle visite e riscuotere giornalmente i ticket. E scacco alla mafia barcellonese. La procura di Messina ha eseguito l'operazione Gota 7, 40 gli arrestati accusati di associazione di tipo mafioso, dall'estorsione alla rapina, al trasferimento fraudolento di valori, reati in materia di armi e violenza privata. Tutti i reati sono aggravati dal metodo mafioso per avere fatto parte dell'associazione mafiosa denominata Famiglia Barcellonese, riconducibile a Cosa Nostra ed operante prevalentemente sul versante tirrenico della provincia di Messina. L'indagine, denominata appunto Gota 7, coordinata dalla DDA, nasce dalle attività investigative dei carabinieri della compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, della sezione anticrimine di Messina, della squadra mobile del commissariato di Barcellona, che presero il via dalle dichiarazioni del pentito Carmelo D'Amico, capo mafia arrestato nel 2009, e dai collaboratori di giustizia Salvatore Campisi, Franco Munafò e Alessio Alesci. Dall'inchiesta emerge la costante pressione del racket e del pito su commercianti e imprenditori della zona. Sono decine i taglieggiamenti scoperti, accertati anche i tentativi di acquisire la gestione e il controllo di attività economiche e di appalti pubblici, e la presenza di un arsenale di armi micidiali necessarie al clan per affermare il controllo criminale dell'area. E si conclude il processo per assenteismo contro una parte dei dipendenti del Teatro Massimo Bellini di Catania per prescrizione dei reati. Il giudice ha emesso il dispositivo finale, che ha riguardato 40 lavoratori su 80 del numero complessivo degli imputati, accusati di aver usufruito di 3 ore di straordinario, ordinario o forfettizzato, ricevendoli in busta paga, mentre in realtà, secondo l'accusa, sarebbero stati assenti dal luogo del lavoro. I reati erano afferenti agli anni 2007-2009, nessuno fra i 40 lavoratori rinuncerà alla prescrizione, un processo per loro sostanzialmente mai iniziato. All'avvio del procedimento le attenzioni si sono infatti subito rivolte per gli imputati, i cui reati risalgono al 2011. Per questi ultimi il processo non è ancora finito. Si tratta della restante parte dei dipendenti a cui sono state mosse le contestazioni in relazione all'uso del badge, assenze ingiustificate durante l'orario di lavoro e attestazioni di presenza ritenute taroccate. Nei loro confronti le accuse sono di truffa. E stamattina l'ex monastero dei Benedettini tappa del roadshow Intelligence Live, promosso dai principali atenei italiani dal Sistema di Informazioni per la Sicurezza della Repubblica. L'incontro, organizzato dall'Università di Catania, si pone nella scia di quanto stabilito dalla riforma degli organismi di sicurezza avvenuta nel 2007, che tra le varie innovazioni ha attribuito al Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, il DIS, la promozione della cultura della sicurezza, appunto attraverso un vero e proprio dialogo con il mondo della ricerca, delle imprese e delle università. Sentiamo l'intervista al rettore dell'Università di Catania, Francesco Basile. Uno dei compiti del DIS, della scuola di formazione che adesso fa capo, è quello di diffondere la cultura della sicurezza tra i giovani. Infatti ho voluto estendere l'invito a partecipare oggi a tanti ragazzi, c'è un'aula piena, mi fa piacere, avremo circa 400 studenti presenti, perché è importante che si capisca quali sono le esigenze da un lato e i limiti della sicurezza nazionale.
E continuano i lavori preventivi su alcuni edifici storici di Catania in vista dell'imminente festa di Sant'Agata, verifiche volte ad evitare incidenti durante le celebrazioni come la caduta di Calcinacci. Dopo gli accertamenti di staticità del prospetto di Via Etnea di Palazzo Minoriti, sede della prefettura di Catania e della città metropolitana, i controlli stanno riguardando le statue poste sulla sommità della chiesa. I controlli procederanno con la facciata di Via Prefettura. Ed è tutto. Da Letizia Carraro un saluto a tutti voi, buon proseguimento di serata. Abbiamo trasmesso TGS, l'informazione di Studio 90 Italia.